Si dice che il latte non ha una bandiera, il latte magari si sa da dove nasce, ma poi può girare per tutto il mondo senza nessuna frontiera, senza dover chiedere a nessuno il permesso e invade tutti gli spazi. Infatti, Jaime Poblete parte dal Cile, arriva fino a Como e la sua arte è universale. E la troviamo qui in questa bellissima esposizione che si chiama Forse e altrove c'è questa incertezza. Ciao Jaime, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, vediamo qui alcune delle opere che ci stavi dicendo fanno parte di un lavoro che stai facendo in questo momento, per cui lo consideri un gesto artistico finito oppure un divenire questo? No, no, appunto come dicevo prima, diciamo il midollo del mio lavoro, del linguaggio che vorrei portare avanti è appunto questa cosa, che sia sempre una situazione di processo, no? Una pittura che io direi processuale, in questo senso. Come ti raccontavo prima, anni fa lavoravo con qualche elemento figurativo che col tempo ho ridotto, ho trasformato in questa specie di geometria, legato tanto, diciamo, all'arte anche concettuale, minimalista, no? Però ho deciso di creare questa specie di nomenclatura, di iconografia legata appunto alla geometria per ricostruire questi aspetti del figurativo, dell'umano che in un inizio del mio lavoro mi hanno interessato, però soprattutto volendo approfondire l'intenzione del supporto. In questa ricerca del supporto, no? In questo lavoro del supporto, sono arrivato a creare queste figure, Certo, che sono anche un po' sculture oltre no? che quadri, però tu ti Esatto. consideri sempre un pittore. Sì, il mio lavoro è del È pittore, per pittorico. me quello è il mio mestiere, però come dicevamo all'inizio, in questo approfondimento del Certo. supporto ho voluto andare un pochino oltre. Ovviamente vediamo tanti esempi nella storia dell'arte, no? Nell'arte contemporanea, in cui si tende ad andare oltre la dimensione del quadro, e questa è la mia idea, no? Rompere un po' quell'aspetto bidimensionale, quell'aspetto frontale del dipinto per aprirsi un po' allo spazio, alla sensazione Ecco, forse cromatica. altrove appunto ci sta anche perfettamente Esattamente. come titolo di questa esposizione che è qui allo spazio Rattiflora in via Borgo Rico, una esposizione che condividi e dopo lo scopriremo anche con un altro latinoamericano come te che è Pablo Bermudez. Che cosa Esatto. c'è di sudamericano nella tua arte? Che cosa c'è sul americano? Direi che il fatto che ci sia una questione mixta in questo senso, esiste da una parte una dimensione legata alla geometria, all'astrazione, dall'altra c'è un linguaggio molto forte del supporto, no? Per me il supporto è come una specie di pelle e quindi in questo senso direi che il senso americano si nutre appunto di questo mixto, no? Noi evidentemente siamo stati come si può dire, una colonia europea in cui il sincretismo ha operato in modo, diciamo, concludente per creare una nuova cultura. In questo caso direi che anche il mio lavoro come artista si posiziona da una parte come latinoamericano e dall'altra assorbe, no? Come si può dire, acquisisce degli elementi che sono puramente parte dell'arte occidentale per creare appunto questa specie di astrazione E minimalista, no? torniamo ancora forse altrove, Esatto, perfettamente, tutto torna, tutto si tiene veramente. Però tu parti comunque per fare un attimino la tua storia, parti da un classico figurativo, quali sono un po', qual è il tuo percorso iniziale? Sei iniziato appunto in Cile, mi dicevi che sei stato anche un po' in Spagna, no? sì. La mia prima formazione, diciamo, artistica è stata legata al teatro. La mia prima Addirittura. laurea è stata scenografia e quindi ho lavorato per il teatro un po' d'anni, mi occupavo soprattutto di illuminazione. Dipingevo già, Con la sì, luce. esatto, e quindi ho voluto un po' iniziare questo lavoro legato appunto alla luce perché era un'altra modalità dell'utilizzo della pittura, no? Però già da ragazzo ho sempre dipinto, dai 15 anni che dipingevo. Non avevo deciso di definirmi proprio come un artista e niente, ho iniziato col teatro. Dopodiché ho studiato teoria dell'arte sempre in Cile, più che altro per un interesse per l'estetica, la filosofia. E è stato proprio in questo momento in cui ho deciso di dedicarmi o approfondire nel discorso della pittura. Ho abbandonato l'università e sono andato a lavorare come assistente di un artista importante lì a Santiago, Francisco González.
E lavorando come suo assistente ho creato anche il mio proprio studio. E da lì è E da lì è partito. partito tutto, Esatto. che appunto poi ti vede proprio come Esatto. artista a tutto tondo. Ricordiamo che questa Fosse Altrove rimane qui in esposizione allo spazio Lattiflora fino al 9 di novembre, per cui non c'è ancora tantissimo tempo, però si può vedere. L'esposizione è aperta tutti i giorni adesso lo vediamo, non me lo ricordo più. Vabbè, comunque adesso ve lo dirò, ve lo dirò. Te lo ricordi tu, Jaime, no? E forse Carlo ci può dire Ah, dai, vabbè, adesso lo perfettamente. cerchiamo, lo cerchiamo. Sì, sai che cosa? Che noi artisti, anch'io mi considero un po' artista, Certo, se c'è la parola, si fa per dire, siamo un certo. pochettino confusionari, no? Dalle 15 alle 18:30, dal lunedì al venerdì, Oh, sabato solo su appuntamento, benissimo. chiamando lo studio al 57 6103 oppure 335 80 95 646 Vedi, purtroppo non sono artisti veramente perché si ricordano tutto molto bene. Grazie Carlo, comunque. E questa mostra è in collaborazione con The Art Company ed è curata da Roberto Borghi. Esattamente, bravo. Ecco, Roberto Borghi ci dà l'occasione per arrivare all'ultima domanda che ti volevo fare, poi magari vediamo un'opera che ci racconti se vuoi, non è sia per chiedere di raccontare un'opera, so che a chi l'ha creata dà un pochettino fastidio. Roberto Borghi inteso come Como, come la nostra città, ormai è da tanti anni, 8 anni che vivi a Comasco, hai la propria esattezza. Come giudichi da esterno un termometro artistico qui della nostra città? Ti sembra che ci siano tante anime artistiche, l'arte si respira, insomma? Sì, io penso che ci sono tante possibilità, no? Vedo appunto uno spazio come questo, che è Art Company, che è una realtà privata, che dopo è diventata un'associazione d'artisti, c'è un'intenzione di creare appunto un programma molto ricco legato alle mostre, alle attività culturali, eccetera. Sì, vedo che c'è più intenzione a livello privato o dalla parte proprio degli artisti, più che penso a livello di amministrazione. Certo. Direi, e questa è la mia sensazione, ovviamente io non abito a Como, quindi non so di preciso Però insomma quante cose si fanno. ti sei trovato inserito in una bella Esatto, cornice però. artistica che mi sembra molto vitale, no? Sì, Quindi Art Company è un esempio sicuramente esattamente, di esattamente. Quindi penso che ci sono queste realtà, appunto, associazioni di artisti che stanno tentando di creare appunto un panorama molto più ricco, più vivo, no? Torniamo su una delle tue opere che ci racconti. Vedo che usi molto due colori principalmente che sono il giallo e questo blu cobalto. Soltanto per questa parte del tuo lavoro o sono due colori? No, sono i due colori che sono, diciamo, un elemento costante del mio linguaggio. Per tanto tempo ho lavorato col bianco e nero, no? E con i grigi. Diciamo che per tanto tempo mi è interessato soprattutto l'espressività dei grigi, no? Che questo spazio di definizione del colore, diciamo, uno spazio, diciamo, una terra di nessuno, perché la dimensione dei grigi è molto ampia. E quando ho approfondito appunto con quest'idea dei grigi, ho pensato però che c'era bisogno anche un punto di saturazione, e quindi era necessario mettere dentro un accento cromatico. E pensando che doveva esserci anche una zona tendente a una temperatura un po' più calda e un'altra più fredda, ho deciso che era il giallo e il blu. Ovviamente hanno degli attributi concettuali, simbolici, eccetera, eccetera, che possono essere anche legati ad altri artisti, però nel mio caso era il punto cromatico, il punto di forza che mi serviva un po' per mettere più in tensione la forma, capito? È più che altro una questione di tensione della forma. Tensione della forma ottenuta proprio con questi due punti Esatto. di colore, benissimo. Allora Esatto. proprio hai rotto diversi schemi formali che vengono appunto di solito ricondotti al quadro, al dipinto, anche proprio andando a rompere un po' quello che era il tuo punto di partenza del grigio e Esatto. del nero con questa Esattamente. nuova tua ricerca sui due colori. Jaime, vuoi raccontarci un'opera oppure come spesso succede, e capisco, non è così semplice raccontare in pochi minuti perché bisognerebbe partire
attive da quello che siamo un po' dentro. Certo. No, più che chiedo un'opera particolare, direi che questa serie, appunto, è una. Sì, questa serie è parte di questo lavoro in cui c'è appunto questa riflessione sul supporto, sulla diciamo l'apertura della pittura a una dimensione più che altro oggettuale, per cui la materia in sé e il supporto carico di colore è molto presente, no? Direi che per me è la questione più importante in questo momento. E dall'altra parte il gioco formale, voglio dire, il fatto di creare il vuoto e il pieno, no? Vediamo in certi pezzi, ad esempio come in questi piccoli, in cui si apprezzano delle forme, no? Dei volumi che si avvicinano di più all'installazione, alla scultura, all'oggetto, e dall'altra parte si vedono anche dei lavori in cui esistono delle piegature di tessuto, in cui è lo stesso supporto che ricrea la dimensione della forma, no? E quindi, come dicevo all'inizio, per me il supporto è una seconda pelle, no? È il modo di piegarsi e di coprire gli oggetti, e appunto è parte dell'espressività di questo nuovo corpo cui pretendo arrivare con il mio. Bene, mi ha fatto piacere incontrare Jaime Poblete qui allo spazio Artiflora di via Borgovico. Ricordo, la mostra si chiama Forse Altrove, tra l'altro è stata inaugurata il 12 di ottobre, giorno della scoperta dell'America, esatto. Perché un po' in onore della vostra provenienza, tua e di Pablo Bermudez, no? Sì, è un po' un gioco, perché appunto per noi latinoamericani è una data un po', cioè, potente, un po' difficile, però è un, diciamo che è un gioco. Grazie mille. Grazie. Dunque, a Jaime Poblete, e qui vi aspettiamo. Grazie. Tocca al mio, che questa qui l'abbiamo. Bene, no? Oh, grazie mille. Grande. Com'è andata? Bene?